riteniamo assolutamente inadeguato la fase 2, così come è stata chiamata, perché non ha senso spostare alcune aperture al 4, alcune al 18 senza nessuna logica, e soprattutto le attività devono avere la possibilità di riuscire a riprendere in una maniera molto difficile, stavamo parlando appunto di questo, in maniera molto difficile, visto che lo Stato comunque non ha dato il minimo supporto. Quindi reputo corretto che ci facciamo sentire, che la nostra voce, in questo caso le nostre luci, arrivino dove devono arrivare, perché si deve muovere non solo GIAR ma tutto il comparto a livello nazionale, dare e chiedere soprattutto ed avere delle risposte serie e concrete, non quelle che abbiamo avuto fino ad oggi. Abbiamo una sola possibilità: lo Stato, il governo che ci aiuta, ma non con i soldi, non c'è bisogno. Se il signor Pippino, come lo chiamano ormai tutti, avesse fatto funzionare il cervello, non sarebbe successo niente, perché io sono Pietro Rossi, ho un'attività, una piccola attività che non sto incassando. Me lo dice lui perché l'Enel deve incassare? Me lo dice lui perché la Team OX deve incassare? Me lo dice lui perché tutti gli altri devono incassare, io no? Bastava che fermava tutte le utenze dal al. Tutto è partito dai codici Ateco. Ovviamente chi aveva il codice Ateco inerente all'abbigliamento dei bambini poteva aprire. Io per esempio ho soltanto un negozio specializzato in calzature da bambini, esclusivamente calzature da bambini, avendo soltanto il codice Ateco di calzature non posso aprire. Tutto sta in questo fatto qua, completamente. Invece chi ha, nonostante abbia calzature da bambini, avendo il codice Ateco dell'abbigliamento, apre, tutto sta lì. E più onestamente è parabile. Il danno è che noi, io personalmente come negozio di calzature da bambini, sono in cassa zero, visto che siamo chiusi. Completamente. Questi fatti della stagione invernale prossima, l'estivo chiuso è rimasto fermo, ovviamente nonostante tutto si pagano le spese, tutto quanto. Noi ci auguriamo di riaprire ovviamente il prima possibile, ma vogliamo un aiuto da parte dei grandi, da parte dello Stato soprattutto, da parte delle aziende che sono alle nostre spalle. Mi auguro che qualcuno ci tuteli, perché se continua così sarà un disastro non soltanto per GIAR ma per tutto il mondo del commercio a livello italiano. E la realtà dei fatti è quella che è disastrosa. Per noi in questo momento conta la situazione economica oltre quella della salute, che viene al primo posto. Però per noi sono due stagioni che andiamo a perdere, con la cerimonia e con l'estivo, ed è una batosta eclatante. Speravamo in un aiuto da parte di, diciamo, delle istituzioni, ma purtroppo questa è stata solamente una promessa fino ad oggi disattesa.